Bene ragazzi, siamo tornati ed eccoci con i consigli al Fantacalcio per l'ottava giornata di campionato. Prima di iniziare però lasciate un mi piace al video come metodo di supporto al canale. Se non siete iscritti vi invito anche ad iscrivervi. La prima partita è tra Spezia e Salernitana, si gioca di sabato alle ore 15, quindi mi raccomando il giorno e all'ora in cui bisogna schierare la formazione. Sono queste due squadre che fantacalcisticamente parlando sembrano poter offrire realmente poco, se non pochissimo potremmo dire. Tanti big sono out, soprattutto nello Spezia, ma anche nella Salernitana, dove mancherà Ribéry, o alcuni, come ad esempio Verde, giocheranno fuori ruolo, giocherà a centrocampo, e un attaccante che gioca a centrocampo non è che sia una buona cosa a livello fantacalcistico. Quindi, magari, comunque, quei pochi giocatori affidabili che ci sono, viste anche le formazioni ufficiali che possiamo andare a sfruttare, li andiamo a mettere in panchina. I giocatori che andrei a mettere in panchina sono Maggiore, Verde, Giasi, e per la Salernitana solo Simi, che volendo come terzo slot potrebbe anche starci se siete in totale emergenza. La seconda partita di questa giornata è nettamente un big match. Lazio contro Inter. Una partita importante per Simone Inzaghi, che finalmente affronterà la Lazio come avversario per la prima volta in carriera. Una Lazio che viene anche da un passo falso contro il Bologna, dove ha perso 3-0. Invece l'Inter sta andando benissimo, parte spedita, va come un treno, e non ha ancora perso in questo campionato. Schieriamo, essendo questo un big match, utilizziamo la regola classica che caratterizza un po' questo canale. Schieriamo coloro che possono portare bonus. Nella Lazio Luis Alberto, Milinkovic e Felipe Anderson a centrocampo, e Ciro Immobile in attacco, che ha recuperato e dovrebbe giocare contro l'Inter. Per la squadra interista, forse un po' per assurdo, nonostante sia la squadra che parte con il favore del pronostico, troviamo più giocatori schierabili in generale, ma meno consigliati assoluti. Perché nella Lazio Luis Alberto e Milinkovic vanno messi senza se e senza ma ogni giornata. Felipe Anderson, visto il ruolo che fa, va anche messo. Immobile è un top assoluto, mentre l'Inter qualche dubbio, perché Barella sta overperformando in questo periodo, ma va comunque messo. Çalhanoğlu è un giocatore importante, molto molto incostante, ma quando meno te lo aspetti ti esce dal cilindro il gol, e quindi lo dobbiamo rischiare. In attacco Dzeko da ex Roma si può schierare, Lautaro un po' in dubbio, Correa anche lui si è fatto male, per Lautaro aspettiamo, ma in linea generale si può anche mettere. Poi nell'Inter gli esterni come Dumfries e Di Marco possono essere messi comunque, anche ovviamente i difensori centrali. Terza partita di giornata, Milan contro Verona. Due squadre che stanno viaggiando forte nell'ultimo periodo. Il Milan sta viaggiando a ottimi ritmi, il Verona si è nettamente, senza se senza ma, ripreso sotto la guida di Tudor. Il Milan ha qualche difficoltà a livello difensivo, manca la Calabria per infortunio, Teo Hernandez positivo al Covid e Magnan si è operato e giocherà Tatarusanu in porta. Quindi dal punto di vista difensivo un po' potrebbe barcollare, ma i difensori centrali sono comunque affidabili. I mediani sono Tonali e Kessié, entrambi per il buon voto, poi ricordatevi che Kessié batte anche rigori. Dalla tre quarti in su sono praticamente tutti da mettere. Salemaker, che sta facendo benissimo in questo campionato, è da mettere. Brahim Diaz sotto il 6,5 non ci va mai ed è anche da bonus se si mette. Leao sta benissimo, anche in nazionale ha fatto bene e lo dobbiamo confermare. Rebic in ballottaggio con Giroud, ma entrambi possono essere schierati. Giroud attualmente le probabili ce lo danno dalla panchina, ma anche dalla panchina lo possiamo mettere. Nel Verona invece qualche, diciamo, difficoltà in più nel trovare giocatori schierabili. I difensori centrali li eviterei, perché comunque il Milan in attacco giocherà con i titolarissimi. Faraoni è il più schierabile fra i difensori solo perché gioca a centrocampo. Barak per i centrocampisti, in attacco onestamente se potete fare altre scelte fatele, anche perché c'è un po' di confusione. Caprari e Simeone dovrebbero partire dall'inizio, ma attenzione perché Kalinic ci sta facendo molto bene, è un ex e quindi potrebbe anche giocare lui dall'inizio, quindi da non sottovalutare nemmeno l'impiego di Nicola Kalinic. Visto che sono in tre, aggiungendo Lasagna sono 4 per due posti, la situazione è un po' complicata, l'avversario anche, e quindi se potete fate altre scelte. Partita successiva, Cagliari contro Sampdoria. Voglio partire in questa partita dai dati statistici. Il Cagliari ha avuto 0 vittorie in questo campionato, Mazzarri in carriera 0 vittorie contro D'Aversa, l'allenatore della Sampdoria. Questo vuol dire che questa è una sconfitta già scritta? Beh, più che altro credo sia il momento di ribaltare le statistiche, ribaltare questa tendenza. Nonostante ciò però non farei affidamento sui difensori del Cagliari, mentre nella Samp punterei in difesa su Augello. A centrocampo sia Marin e Nandez per il Cagliari, sia Candreva e Damsgaard per la Sampdoria. In attacco sia Giopedro
che va schierato un secondo slot tra i migliori in assoluto, anche rigorista, che da Balde nel Cagliari è anche da mettere, che è un ex, lo scorso anno giocava nella Samp, mentre per la squadra blu cerchiata Caputo meglio di Quagliarella, che storicamente Quagliarella contro il Cagliari non è che faccia benissimo, ma come terzo slot per queste giornate ci può anche stare. Partita successiva, Empoli contro Atalanta. Un Empoli che sta facendo un ottimo percorso, un percorso che se continua così può portarlo a una salvezza tranquillissima e con largo anticipo. Trova sulla sua strada la Dea, che non ha fatto benissimo in questo inizio di campionato, ma che vuole riprendersi e che è qualitativamente superiore alla squadra toscana. Proprio per questo i consigli saranno caratterizzati, diciamo, dalla descrizione di questo match che ho fatto. Nell'Empoli al massimo da schierare solo Bairami, nell'Atalanta invece possiamo schierare un po' tutti. I difensori centrali si possono mettere, assolutamente da mettere obbligatoriamente gli esterni Mele e Zappacosta, e trequartisti attaccanti vanno messi tutti, indipendentemente dal minutaggio. Andiamo a Genoa contro Sassuolo, il Genoa che ha avuto dei recuperi importanti come Criscito e come Destro, che sono anche tra i più ispirabili del Genoa, insieme a Cambiaso che giocherà come terzino e Fares che giocherà come esterno alto d'attacco. Nel Sassuolo invece qualche consiglio in più: in difesa possiamo mettere Ferrari perché la sufficienza può portarla a casa, e a centrocampo, meglio dalle tre quarti in su, da Djuricic in su, vanno messi tutti: Boga, Berardi, Djuricic e Raspadori. In particolar modo occhi su Raspadori, che vede nel Genoa la sua vittima preferita in Serie A. Lui ha fatto solo 9 gol in Serie A, ma 3 li ha fatti al Genoa in 3 partite differenti. Chissà che non faccia 4 su 4. Passiamo ad Udinese e Bologna, un match che storicamente negli ultimi 20 precedenti è stato a favore dell'Udinese. 10 vittorie, 7 pareggi, solo 3 vittorie per il Bologna. In più ci aggiungiamo che Gotti è imbattuto da allenatore contro Mihajlovic. Quindi attenzione a non sottovalutare l'Udinese per questa giornata e soprattutto a non sopravvalutare il Bologna dopo l'ottima giornata contro la Lazio, dove ha vinto 3-0. In caso Udinese vado a schierare i Newitink, che la sufficienza può portarla, Larsen e Molina, due esterni di centrocampo, gli stessi difensori vanno messi, può essere il loro genere di partita. Pereira, rigorista e principale leader dell'Udinese, va schierato. In attacco metto anche De Olofeo, vista l'assenza di Pussetto. Le responsabilità maggiori saranno su di lui, a far coppia con lui, non consigliatissimo Beto. Per quanto riguarda il Bologna, evito difensori, eccezione di De Silvestri e Ighi, che comunque faranno gli esterni di centrocampo. Poi mettiamo Soriano e Arnautovic. Attenzione a non prendere il fuoco di paglia a Barro, che come ben sappiamo è un giocatore molto molto incostante. Adesso andiamo a Napoli-Torino, una partita interessante. Un Napoli ancora imbattuto, il Torino che sta facendo un buon percorso, ma questa è una gara che porta storicamente fortuna al Napoli. Però attenzione, le statistiche stesse ci dicono che il Torino è molto più ostico quando gioca a Napoli, al San Paolo, all'attuale Maradona, e non quando gioca in casa all'Olimpico di Torino. Quindi attenzione in ottica scommesse, perché qui un bel pari potrebbe anche scapparci. Nel Napoli Koulibaly e Di Lorenzo sono i più schierabili fra i difensori, ma anche Ramani può avere il suo senso. A centrocampo Anguissa può portare la sufficienza e lo vedo meglio di lui in questa giornata, e poi da Zielinski in su sono da mettere tutti. Nel Torino invece Bremer da non escludere come possibile sorpresa di giornata, e non andrei ad escludere eventualmente Sanabria se proprio volete schierare, diciamo, una scommessa in attacco come terzo slot e non avete un terzo attaccante che abbia una partita più facile. Per quanto riguarda il Gallo Belotti, sta tornando in condizione, però sicuramente non è pronto per questa partita, quindi fate altre scelte, anche perché l'avversario non è tra i migliori. Juventus contro Roma, la penultima partita di questa giornata, e altro big match molto molto importante. Nella Juventus sostanzialmente chi gioca lo possiamo schierare. Senza se e senza ma però vanno messi Cuadrado e Chiesa. Cuadrado che giocherà come esterno in centrocampo, mentre Chiesa farà l'attaccante, la seconda punta. Attenzione anche a Moise Kean, che giocherà per forza di cose visti gli infortuni di Dybala e di Morata. Nella Roma invece qualche problema in più dal punto di vista della schierabilità. In difesa punterei solo su Mancini, a centrocampo su Veretout, rigorista, e nelle passate stagioni ha anche dimostrato che anche contro la Juventus può segnare sul rigore, e una volta ci ha fatto anche doppietta sul rigore contro la Juve. I trequartisti della Roma vanno messi tutti. Attenzione, occhi puntati su Abraham, monitoriamo le sue condizioni perché non sta benissimo e si scalda Shomurdov, e attenzione all'Uzbeko perché se gioca potrebbe anche far bene. Andiamo all'ultima partita, la partita del lunedì, Venezia contro Fiorentina. La Fiorentina sta andando letteralmente forte,
Nel Venezia invece tendo ad evitare tutti se possibile, al massimo mettiamo solo Aramu perché è rigorista. Nella squadra viola invece sia Terzini e sia anche Milenkovic, Bonaventura da schierare per questa, si può mettere anche Galeon e Vlahovic invece va messo senza se e senza ma, perché può letteralmente salvarvi la giornata il lunedì sera. Bene ragazzi, per questo video è tutto, commentate con i vostri dubbi di formazione nei commenti, se non siete iscritti al canale vi invito ad iscrivervi e noi ci vediamo al prossimo video.